Pietro, hai visto? Neanche un pesce. Oggi non è giornata. Perché non gettate le reti sul lato destro? Hai sentito che ha detto quello là? Sì, il lato destro. Si vede che non ha mai pescato in vita sua. Fate come dice. Ma è completamente assurdo. Non è così che si pesca, lo sanno tutti, no? Gettate le reti sul lato destro! È lui, il Signore! Guardate, è proprio lui! È lui, è Gesù! Ti sei fidato di me. Allora mi ami, Pietro. Signore. Tu mi ami, Pietro. Certo che ti amo, tu lo sai, Signore. E mi ami più di chiunque altro. Tre volte me lo chiedi, Signore. Proprio tre volte. Come il numero di volte che io ti ho rinnegato quel giorno. Ma tu sai tutto, Signore. Sai mia vita. Allora pasce le mie pecorelle. Guidale tu, Pietro, in mio nome. Questo è il tuo compito. Io ho mancato nei tuoi confronti, Signore, ho mancato. È anche per questo che ho scelto te. Ed è per questo che adesso ti scelgo di nuovo. Ma in verità ti dico. Quando eri giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, allora tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi andare. Così sia, Signore, così sia. Seguimi. Paolo di Tarso, sottoposto al giudizio dell'imperatore Nerone Cesare, visti e considerati la violazione del divieto a predicare in pubblico e il rifiuto a bruciare incenso in onore del genio dell'imperatore, riconoscendo in esso il Dio che protegge e che guida noi romani, l'imperatore condanna Paolo di Tarso alla pena di morte, che sarà eseguita a mezzo di decapitazione. Io la odio, questa città. Non posso più continuare a vivere qui a Roma. Roma non è Nerone. Beh, che cos'è allora? Ricordi le parole del profeta Isaia? Guardate alla roccia,
da cui siete stati intagliati. Alla cava da cui siete stati estratti. Quando guardo te, vedo la roccia da cui sono stato intagliato. Vedo la cava da cui sono stato estratto. E Gesù prese il pane e rese grazie. Lo spezzò. E disse: prendete e mangiatene tutti, perché questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Secondo te, dopo un colpo d'ascia come questo, i cristiani diranno che anche Paolo di Tarso, dopo la morte, risorgerà come ha fatto Gesù? Non c'è bisogno che ti preoccupi per me. È te che Gesù ha scelto. Questa volta faccio fatica a seguire la sua volontà. Lui ti ha sempre scelto. E come vedi, continua a farlo. Lasci le sue pecorelle. Da Gerusalemme fino a Roma e fino agli estremi confini della terra. Questo è solo l'inizio. Stavolta ho paura. Gesù stesso ha avuto paura quando ha affrontato la croce. Ma io sono solo un uomo. Anche Gesù si è fatto uomo per essere come noi anche nella paura. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, Signore? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sì, è vero. Il dolore, la persecuzione, la spada. Né la morte, né la vita potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Signore. Pietro, non verrà nessuno oggi. Li devi perdonare, Pietro. Il loro dolore per la morte di Paolo è troppo forte. No, non è soltanto questo. Se Nerone ha condannato Paolo, sono in pericolo tutti i cristiani. Loro hanno semplicemente paura. Sì, ma è solo questione di tempo. Sono sicuro che presto ritroveranno la forza della fede, vedrai. Li aiuterai tu a ritrovare la fede, Lino. Sarai tu a mostrare loro di nuovo la strada. Io? Come io? Pietro, ma io? Devo tornare a Cafarnao, a casa mia, perché è lì il mio posto. Un pescatore ignorante come me, nella città più grande del mondo. Come ho fatto a peccare di orgoglio in questo modo? Io non avevo mai visto il mare prima di venire qui a Roma. Il mare. Non saprei nemmeno come gettare le reti nel mare, lo capite questo? Io sono solo un pescatore di lago, di un piccolo lago. Mi dispiace, non sono altro. Ma noi cosa faremo adesso? Non ci puoi abbandonare così. Che ne sarà di noi? Tu non puoi lasciarci soli, Pietro! Non puoi! Pietro! Pietro! Pietro, non ci puoi abbandonare! Pietro! Ricordati chi sei! Tu sei Pietro! Voi
sia. Voi chi dite che io sia? Voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, Signore, il figlio del Dio vivente. Beato te, Simone, figlio di Giona. Perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E dunque io ti dico, tu sei Pietro. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Tu sei Pietro. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Pietro, perdonatemi. Perdonatemi. Non vi posso abbandonare. Io non posso abbandonare le mie pecorelle. Andiamo a trovare i nostri fratelli. Dobbiamo confortarli. Venite. Coraggio. Abbiamo preso il capo di quei cristiani. Davvero? Portatelo a me subito. E così il capo di questo branco di fanatici saresti tu. Un pezzente, un povero vecchio. Il mio nome è Simone. Detto Pietro. Siamo tornati tutti. Padre nostro, che sei nei cieli. Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome. Venga. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci hai vinto, Pietro. Nessuno di noi sarà più lo stesso. Roma cambierà per sempre. Ma liberaci dal male. Ma liberaci dal male. Amen. Io non sono degno di morire come il nostro Signore. Vi prego, issate la croce. Al contrario. Issiamola al contrario. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.